Buonasera dal telegiornale di Imperia TV. L'assemblea degli azionisti di Carige ha approvato la proposta di aumento di capitale per 700 milioni di euro legata al piano di riassetto con il fondo interbancario. Hanno votato 20.426 azionisti in proprio e per delega, con il 47,66% del capitale, favorevoli il 91% dei presenti. Il servizio. L'Assemblea dei soci di Banca Carige ha approvato l'aumento di capitale e si ritiene soddisfatto di questo risultato? Sì, assolutamente, perché la nostra associazione aveva dato un'indicazione di voto favorevole alla proposta dell'Assemblea. Ci sembra la più giusta per tutta una serie di motivi, dà una prospettiva e un futuro alla banca. Quindi questo è un primo passaggio, importante prima di andare avanti. Cosa devono aspettarsi per il futuro gli utenti di Banca Carige? Beh, intanto diciamo questo. Questa operazione approvata permette a tutti quanti i piccoli azionisti che hanno partecipato all'aumento, all'approvazione del piano, di avere un'assegnazione gratuita di azioni solo per il fatto che erano in assemblea. È un piccolo riconoscimento, ma comunque è un segno positivo che noi come associazione da tempo avevamo chiesto ai commissari. Questo già è un aspetto positivo. Poi c'è un passaggio successivo più avanti, un aumento che dà diritto a dei warrant gratuiti per chi partecipa al nuovo aumento. Ovviamente lì ognuno dovrà fare delle valutazioni personali sull'opportunità o no di partecipare a questa nuova operazione. Poi c'è un aspetto naturalmente importante che riguarda la tutela di Carige, l'occupazione, il suo futuro, che naturalmente con questa operazione è più garantita. Ovviamente ci vorrà ancora un po' di tempo perché tutto il piano industriale venga messo in atto. Come giudica invece la scelta della Malacalza Investimenti di non prendere parte all'Assemblea? Ma questa mattina in effetti noi fino a ieri non sapevamo nulla. Quando è iniziata l'assemblea, poco prima abbiamo visto che in sala c'era Malacalza Vittorio, l'ingegnere, il quale era presente come piccolo azionista con le azioni sue personali. Poi però a una certa ora è andato via, non ha partecipato nemmeno all'azione e la Malacalza Investimenti in effetti era assente. Era una delle ipotesi che era stata formulata nei giorni scorsi, quindi la società non ha partecipato praticamente all'operazione di voto, ha lasciato che fossero gli altri a votare l'operazione. La platea che era presente era di circa 47%, escludendo la Malacalza Investimenti, una percentuale molto elevata senza di lui. Sappiamo che il quorum minimo era del 20% e i sì favorevoli all'operazione che è stata votata è stata oltre il 90%, quindi una percentuale importante che dice che i piccoli e tutti quanti erano presenti hanno giudicato questa proposta, come dire, migliore di un'alternativa che poteva essere chiaramente molto, molto negativa. Mi riferisco all'ipotesi in caso di no, che poteva essere la risoluzione ordinata della banca, una ricapitalizzazione da parte dello Stato molto difficile, oppure un'ulteriore assemblea che avrebbe potuto convocare BCE. Questa è la soluzione, secondo noi, migliore che si poteva prospettare. Quindi possiamo dire che Banca Carige è salva. Possiamo dire che Banca Carige è salva perché abbiamo un progetto in cui ci sono due soggetti, Cassa Centrale Banca e Fondo Interbancario, che garantiscono questo aumento di capitale. E inoltre, se la parte riservata ai piccoli, non sarà esercitata, nel senso che i soci attuali dovessero tirarsi indietro, c'è il Fondo Interbancario che interviene come garante per la parte non sottoscritta. Quindi un aumento praticamente blindato con un intervento che permette di raggiungere i requisiti che sono stati dati dalla Banca Centrale Europea di rafforzamento patrimoniale. Entro la fine del mese 40 lavoratori della Piaggio torneranno in fabbrica. Lo ha fatto sapere il commissario Vincenzo Nicastro alla luce dello sblocco di alcune commesse. Sentiamo i particolari in un servizio.
40 lavoratori della Piaggio di Villanova d'Albenga rientreranno in fabbrica entro la fine del mese. Lo ha annunciato il commissario Vincenzo Nicastro ai sindacati nel corso di un incontro nella sede dell'Unione Industriali di Savona. I dipendenti attualmente in cassa integrazione sono 488. Il rientro graduale al lavoro è legato all'avvio di contratti istituzionali per l'acquisto da parte delle Forze Armate di 9 velivoli P-180 e per l'ammodernamento di altri 19 velivoli. Il commissario Nicastro ha anche confermato il progressivo riassorbimento di operai e tecnici fino al completo rientro dell'intera forza lavoro nel momento in cui i contratti istituzionali relativi ai P-180 saranno sottoscritti. Si è inoltre appreso che in merito all'acquisto di un sistema P1HH la bozza del decreto ministeriale è stata trasmessa al Parlamento alla fine di agosto e si attende ora il via libera da parte delle due commissioni difesa di Camera e Senato. Nicastro ha poi ricordato che il piano di rilancio di Piaggio Aerospace e Piaggio Aviation è stato depositato al Ministero dello Sviluppo Economico a metà agosto e ora si attende l'autorizzazione del Ministero per il suo avvio. Carlo Carpi, ex candidato a sindaco di Imperia e Sanremo, rinchiuso nel carcere di Genova, ora avrà anche il controllo della corrispondenza. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Sorveglianza. Sentiamo. Le lettere che l'ex candidato sindaco di Imperia Sanremo Carlo Carpi riceve e spedisce dalla sua cella nel carcere di Marassi a Genova dovranno essere sottoposte a controllo. Lo ha fatto sapere lo stesso Carpi attraverso il suo legale, l'avvocato Salvatore Mazzeo, che ha evidenziato che si tratta di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza. Il legale ha spiegato che la decisione è scattata a seguito di una segnalazione del direttore dell'istituto di pena che ha trovato sospetta la marea di corrispondenza che Carpi riceve ogni giorno. L'avvocato Mazzeo ha anche annunciato di voler fare ricorso contro il provvedimento. Carlo Carpi è stato rinchiuso a Marassi ai primi di luglio per scontare un residuo di pena di 1 anno e 10 mesi per il reato di calunnia nei confronti di un magistrato. Il Tribunale di Sorveglianza ha infatti respinto l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, che viene normalmente applicata in casi simili. Cambiamo, la nuova formazione politica del presidente della regione Giovanni Toti è pronta alle prossime sfide elettorali, a cominciare dalle regionali, e ora lavorerà per la ricerca di consensi sul territorio. Lo ha ribadito il consigliere regionale Angelo Vacarezza fra i firmatari dello statuto del partito. Oggi la nascita di Cambiamo è necessaria per il futuro del Paese. Viviamo un momento eccezionale, eccezionale lo dico nella accezione più negativa possibile. Non è mai successo che un Presidente del Consiglio cominciasse il suo mandato schierato da una parte del Parlamento e senza cambiare, cioè rimanendo lo stesso Presidente del Consiglio, cambiasse integralmente la maggioranza e si schierasse dall'altra parte. Due maggioranze contrapposte, lo stesso Presidente del Consiglio. Vi diranno, ma è una democrazia parlamentare, si può fare, è vero. Io non dico che sia illegale, dico semplicemente che sia immorale. Io non posso non militare in un partito che in questo momento dica chiaramente da che parte sta. Non posso militare in un partito che dice scenderemo in piazza contro questo governo solo quando metterà le mani nelle tasche degli italiani. Contro questo governo bisogna scendere in piazza perché questa è la faccia peggiore della politica. È quello che allontana le persone dalle urne e le fa pensare che tutto sia uguale, che tutti i gatti siano neri, che tutti i politici siano inaffidabili. No, c'è ancora qualcuno che fa politica veramente perché sente la necessità di farla per il bene del proprio paese. E io ho fatto questa scelta. Mi porterà a essere eletto in regione? Non lo so. Non so quale sarà il mio futuro dal punto di vista del seggio che ricoprirò. Certamente mi darà la voglia di continuare a girare in mezzo alla gente, di affrontare i problemi insieme a loro, di costruire un nuovo percorso, prima di tutto per la mia Liguria e poi per la mia Italia, perché Cambiamo, che nasce con un leader, Giovanni Toti, dalla Liguria, è già un movimento nazionale. Avremo tante sfide davanti, purtroppo non le politiche. Avremo tutte le elezioni regionali e parteciperemo a tutte le elezioni regionali, quindi laddove corrono i consiglieri regionali che prendono le preferenze e parlano con le persone. Spero che molti di voi ci seguiranno, che seguiranno il Presidente Toti e tutti noi. Lo sviluppo dei bacini portuali della Riviera di Ponente al Principato di Monaco. Questo è il titolo di un convegno ospitato al Forte dell'Annunziata di Ventimiglia, al quale hanno preso parte numerosi sindaci del Ponente Ligure. Il sindaco della città di confine, Gaetano Scullino, ha ribadito l'apertura verso la società monegasca per favorire lo sviluppo della portualità.
È un'occasione importante. Sportello Italia ci ha onorato della loro organizzazione per promuovere a Ventimiglia un imprenditore che sta investendo nel nostro territorio e che quindi dà la possibilità a tutta la città di avere un'opportunità di sviluppo unica. Diciamo che con il porto del Principato di Monaco, che ormai è in fase di ultimazione, quindi a gennaio sarà ultimato, con questo imprenditore ed altri imprenditori che si stanno affacciando a Ventimiglia e che vedono nella nostra città delle opportunità economiche e turistiche, beh, per noi che siamo un'amministrazione libera, liberale, siamo favorevoli affinché si venga a Ventimiglia a investire. Noi come pubblica amministrazione faremo tutto per facilitare tutte quelle che sono le aspettative di un privato. Sanno benissimo questi che sono stranieri, quelle che sono le difficoltà burocratiche, tra quello che è le situazioni a Monte Carlo dove le cose vengono fatte in modo veloce e quello che è in Italia, che purtroppo questa burocrazia, anche a noi che facciamo politica, ci mettono nella condizione di non ultimare nei tempi giusti, economicamente parlando, quelle che sono le pratiche importanti dello sviluppo della città. Comunque noi ci siamo, continueremo ad operarsi affinché tutto questo sia facilitato, affinché a Ventimiglia si sappia che chi viene a investire a Ventimiglia ha sicuramente il favore di tutta l'amministrazione comunale. Rilanciare con forza il marchio La Riviera per creare una sinergia in tutto il territorio del Ponente Ligure è il contributo che il sindaco di Imperia Claudio Scaiola ha portato a Ventimiglia in occasione del convegno dedicato allo sviluppo della portualità. Vediamo. Sì, un'occasione importante di confronto con Monte Carlo, che sta costruendo insieme all'amministrazione comunale di Ventimiglia un bel porto qui al confine. Un'occasione per far sistema e quindi ho voluto portare il mio contributo per spingere ad un sistema che coinvolga da Monte Carlo fino all'Imperiese, rivalutando il nostro vecchio e storico brand, La Riviera. Dobbiamo fare sistema e in questo modo essere attrattivi per i turisti. Sostengo che la comunicazione non può essere generica, vieni in Liguria, perché vuol dire poco. Non è un tema conosciuto. Liguria è conosciuto alle Cinque Terre, è conosciuto a Portofino, è conosciuto a Sanremo. Dobbiamo fare qui nel Ponente e rilanciare il brand Riviera, La Riviera, che è un brand antico, storico, attrattivo. E mi fa piacere di aver sentito negli interventi che mi hanno seguito, da parte dei monegaschi in modo particolare, la piena condivisione del sistema Riviera. Troppi cinghiali anche per le vie di Imperia. Per questo motivo il sindaco Claudio Scaiola ha deciso di limitarne la diffusione attraverso un'ordinanza. I particolari in un servizio. Il sindaco di Imperia Claudio Scaiola ha firmato un'ordinanza per cercare di contenere e limitare la presenza di cinghiali nel capoluogo. La decisione è stata presa a seguito di centinaia di segnalazioni giunte alla Polizia Municipale circa la presenza di cinghiali per le vie della città, che in alcuni casi hanno anche provocato incidenti stradali. Scaiola ha quindi disposto l'adozione delle misure necessarie al contenimento degli ungulati a cura del personale preposto alla vigilanza faunistico-venatoria, coadiuvato da personale di polizia, anche con interventi rapidi che comportino per sicurezza la chiusura temporanea di strade o aree cittadine. Nell'ordinanza firmata dal primo cittadino imperiese viene anche ricordato il divieto per chiunque di fornire cibo ai cinghiali. Polemica da parte dell'opposizione a Imperia per il mancato inserimento della privatizzazione dell'ISAC all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. La proposta era stata avanzata dai gruppi di minoranza ma è stata bocciata e la questione verrà discussa in commissione consiliare. Vediamo. I consiglieri di opposizione di Imperia al Centro, Guido Abbo ed Edoardo Verda, volevano portare sui banchi del Consiglio Comunale la discussione sulla privatizzazione dell'ISAC, il Centro di Assistenza e Riabilitazione, ma la proposta è stata bocciata dalla conferenza dei capigruppo. L'iniziativa di Abbo e Verda era condivisa da tutta la minoranza, ma la discussione avverrà soltanto all'interno della commissione consiliare che dovrà essere appositamente convocata. L'auspicio degli esponenti di opposizione è che la convocazione avvenga quanto prima, anche perché l'iter della privatizzazione dell'ISAC, destinato a diventare una fondazione, sarà completato a fine mese. L'intento degli esponenti di opposizione, come loro stessi hanno spiegato, è quello di dare un contributo di visibilità e trasparenza alla problematica, vista l'importanza che l'ISAC riveste non solo per la città di Imperia.
Le scuole di via Cavour ad Andorra, completamente ristrutturate, sono state ufficialmente inaugurate oggi. Un momento di soddisfazione per il sindaco Mauro De Michelis, che ha coordinato gli interventi eseguiti in tempo record circa la complessità dei lavori. Vediamo. Ma oggi è una giornata di festa, lo potete vedere coi vostri occhi, questo è l'intervento che abbiamo realizzato, una scuola bellissima realizzata con tutti i crismi di sicurezza, ma anche più bella, più moderna, più accogliente, con ben due punti dove si può fare sport, una mensa enorme e 430 ragazzi, insegnanti e operatori scolastici contenti. Un intervento che è costato meno di 1000 euro al metro quadrato per la parte interna e meno di 100 euro al metro quadrato per la parte esterna. Ma con la maggioranza abbiamo pensato che, visto che questo intervento era da fare, di farlo bene e cercare di realizzare tutto ciò che poteva essere di gradimento anche ai nostri ragazzi, ai nostri insegnanti e alle nostre famiglie. Questo è quello che abbiamo fatto, ma non ci siamo limitati a questo plesso, perché allora abbiamo altri due plessi scolastici che sono stati praticamente rimessi a nuovo anche loro, ne parlerò dopo nell'intervento, quindi questa è un'inaugurazione un po' complessiva della messa in sicurezza di tutte le scuole di Andorra. In occasione dell'inaugurazione delle scuole di via Cavour ad Andorra, il parlamentare di Forza Italia Giorgio Mulè, promotore di una legge per l'impiego dei defibrillatori nei luoghi pubblici, ha donato uno strumento salvavita all'istituto. Mulè ha spiegato l'importanza dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici in caso di emergenza cardiaca. Vediamo. Intanto questo è un esempio di un'amministrazione virtuosa che lavora sul territorio per il territorio. L'ho seguita, devo dire, passo passo, la straordinaria capacità di realizzare nei tempi previsti quello che si era promesso fa sì che l'amministrazione buona si riconosce in questi atti. Sì, un dono che è qualcosa che mi emoziona molto. Abbiamo recentemente approvato alla Camera una legge su mia proposta che prevede l'introduzione in tutta Italia dei defibrillatori, questi strumenti che consentono di salvare migliaia di vite. È fondamentale che siano nei luoghi di aggregazione, è fondamentale che siano nelle scuole. Allora, questo defibrillatore aiuterà nella palestra i ragazzi della scuola Molino Nuovo ad essere sicuri, le loro famiglie ad essere sicure, anche perché i ragazzi, questa legge prevede che saranno formati per usare il defibrillatore, per saper fare le manovre di cardiorianimazione. Quindi è bello essere qui, festeggiare insieme a loro questa bella giornata. Il defibrillatore non è uno strumento che può far male, chi lo usa non ha nessuna conseguenza, il soccorritore, il soccorso, non c'è un solo caso al mondo in cui qualcuno che ha usato il defibrillatore ha avuto delle conseguenze, va usato immediatamente. Noi abbiamo meno di 10 minuti dal momento in cui succede un arresto cardiaco, il defibrillatore salva migliaia di vite, in Italia sono 70.000 le persone che muoiono per arresto cardiaco, all'estero laddove c'è stato un uso virtuoso di questo strumento, la percentuale casca anche del 40-50%. Pensate cosa può significare in termini di vita umana. In occasione del Salone Nautico di Genova, la Guardia Costiera ha presentato il risultato dell'operazione Mare Sicuro, condotta nel corso dell'estate. Nell'occasione è stato evidenziato anche l'impegno delle capitanerie a tutela dell'ambiente marino. Oltre 2.000 persone salvate, quasi 700 imbarcazioni soccorse, sono alcuni dei numeri relativi al bilancio dell'operazione Mare Sicuro messa in atto anche quest'anno nel periodo estivo dalla Guardia Costiera Italiana. I risultati sono stati illustrati a Genova in occasione del Salone Nautico, la presenza del Comandante Generale del Corpo, del Capitaneria di Porto, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino e del Direttore Marittimo della Liguria, Ammiraglio Ispettore Nicola Carlone. L'attività, che da quest'anno è stata anticipata per la prima volta al 1 giugno, si è conclusa il 15 settembre e ha visto impegnati 3.000 uomini e donne del corpo, 300 mezzi navali e 15 mezzi aerei dislocati lungo gli 8.000 chilometri di costa del paese, ma anche sul lago di Garda e sul lago Maggiore, per la sicurezza di bagnanti e diportisti e per vigilare sul regolare svolgimento delle attività ricreative e commerciali e a tutela dell'ecosistema marino. Un particolare riferimento è stato dedicato alla campagna ambientale Plastic Free GC, promossa su tutto il territorio nazionale dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto su mandato del Ministero dell'Ambiente,
e volta a sensibilizzare la collettività sul problema dell'inquinamento da plastica nei nostri mari e sulle nostre coste. Un aspetto fondamentale soprattutto per la Liguria, sede del Santuario dei Cetacei, nel quale fra l'altro è aumentato il numero di avvistamenti di specie protette. Sempre in Liguria, infine, da non dimenticare l'importante apporto dei marinai della Guardia Costiera alle operazioni di soccorso legate alla violenta mareggiata del 29 ottobre dello scorso anno. Diamo adesso uno sguardo ai principali eventi in Liguria con i vie eventi, poi la situazione cantieri sull'autostrada dei Fiori. Indichiamo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sui tronchi A6 Torino-Savona e A10 Savona confine di Stato. Tronco A6 Torino-Savona, direzione Savona e direzione Torino. Traceva e millesimo, deviazione della carreggiata per lavori di rifacimento dell'impalcato del viadotto Mollere Sud fino al 4 novembre, con gestione dinamica delle corsie per garantire un miglior scorrimento durante i giorni di maggior traffico. Tra Andorra e Albenga, chiusura della corsia di marcia per installazione assorbitore d'urto cuspide di Albenga dal 16 al 22 settembre. Direzione Francia, carreggiata nord, tra Andorra e San Bartolomeo, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Colle Dico dal 16 al 22 settembre. Siamo giunti in chiusura. Grazie per essere stati con noi e buona serata. In questo numero del Salus TG, nuova campagna contro la violenza sui medici. E poi chi ti salva la vita? L'AIFA aggiorna la composizione dei vaccini antinfluenzali, farmaci innovativi contro il diabete usati solo per l'8% dei pazienti. E poi la vita a chi te la salva? Si chiedono tre pazienti, una donna, un uomo, un ragazzo, i cui volti emaciati campeggiano sui manifesti 6x3 presentati dalla Federazione Nazionale Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri per la nuova campagna contro la violenza sugli operatori sanitari. In alto sfumata l'immagine di un'operazione, di un defibrillatore, di un intervento in urgenza emergenza. Più sotto il claim: chi aggredisce un medico ferisce tutti noi, chiudiamo questa ferita per sempre. In quella virgola, in quella pausa dopo le parole e poi, sta la riflessione che ognuno dovrebbe fare quando sta per aggredire un medico, spiega il presidente della FNOMCEO, Filippo Anelli. I medici sono lì per te, per salvarti la vita. La campagna, già partita a Bari, è stata presentata a Roma nella sede della FNOMCEO. Si avvicina la stagione delle vaccinazioni contro l'influenza, prevista in Italia a partire dalla metà di ottobre fino a fine dicembre. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina dell'AIFA che autorizza l'aggiornamento per la stagione 2019-2020 della composizione dei vaccini influenzali autorizzati secondo la procedura registrativa nazionale. La composizione di tutti i vaccini influenzali per la stagione 2019-2020 segue le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Comitato per i Medicinali per Uso Umano dell'EMA, ricorda l'AIFA.
In Italia i farmaci innovativi sono utilizzati solo nell'8% delle persone con diabete. A denunciarlo è Agostino Consoli, presidente eletto della Società Italiana di Diabetologia, in occasione del 55esimo congresso dell'Associazione Europea per lo Studio del Diabete a Barcellona. L'impiego dei farmaci innovativi, continua Consoli, è ancora largamente al di sotto di un livello ottimale. Eppure, negli ultimi 10 anni, l'armamentario per la cura del diabete di tipo 2 si è arricchito di almeno 3 nuove classi di medicinali.